Il reparto di oculistica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila passa da una a tre sale operatorie, dotate di nuove poltrone chirurgiche che consentiranno ai pazienti di non muoversi sui propri piedi, ma di essere trasportati direttamente in sala operatoria per poi essere portati indietro. Prima bisognava fare insomma, delle belle camminate chilometriche per andare dalle parti del pre-ricovero alle sale operatorie dove effettuavamo gli interventi, quindi questo è fondamentale. Poi è fondamentale il fatto che avendo tre sale operatorie possiamo ridurre le liste d'attesa, che gli interventi chirurgici hanno dei tempi morti enormi e quindi diciamo che si può passare da una sala all'altra e quindi evitare tutti questi tempi morti. Naturalmente bisognerà avere personale, un numero di persone adeguate anche a livello di personale infermieristico, quindi ferriste, personale di supporto e medici anestesisti. Insieme alle sale operatorie sono arrivate anche altre nuove dotazioni, con l'acquisto dei microscopi con OCT intraoperatorio che portano il reparto di oculistica del San Salvatore a livello dei migliori centri in Europa. Abbiamo fatto questo investimento che tra l'altro va anche nella logica di far trattare sempre meglio i pazienti in un luogo, come avete visto, decisamente adeguato, molto ospedaliero, e poi consente di alleggerire l'attività che prima gravava sul blocco operatorio chirurgico dell'ospedale San Salvatore, che adesso, liberato di questo peso, si potrà dedicare ancora di più ad altre attività.